Bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per i Sanremo preferiti. Ringrazio ancora coloro che mi fanno le richieste, che ancora mi commentano. Tantissime sono le persone che partecipano a questa serie, quindi vi ringrazio anche oggi come sempre. Benvenuti quindi, eccoci qua. Oggi parliamo di un Sanremo preferito, preferito in particolar modo da Francesco e Angelo che me l'hanno richiesto, e sto parlando di un Festival di Sanremo della fine degli anni 80. Nel frattempo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella così sarete i primi a sapere quando pubblico qualcosa. Vi ringrazio per la visione e benvenuti sul mio canale come sempre. Il Sanremo di oggi è quello del 1988. La buttiamo Non ce la questa. facevo più di questa cartellina. Il Festival di Sanremo del 1988 è un Festival di Sanremo che non ha l'orchestra, va in base praticamente. Non è proprio un festival eccezionalissimo da un punto di vista musicale, come posso dirvi? Il fatto che ci siano le basi, ecco, non rende più di tanto. Un Sanremo come questo, con le canzoni che c'erano, erano veramente molto adatte all'orchestra, però l'orchestra arriverà nel 90, lo sappiamo, eh. Questo Festival di Sanremo andrà in onda al Teatro Ariston dal 24 al 27 febbraio dell'88, a presentarlo il grande Miguel Bosé insieme a Gabriella Carlucci, ma sarà un Sanremo pieno di collegamenti, perché ci saranno tanti, ecco, studi esterni, diciamo così. Allora, il Palarock anche quest'anno ci sarà, avrà tanti ospiti internazionali, sarà curato questo collegamento da Carlo Massarini. Fra i più importanti ospiti internazionali parteciperanno Paul McCartney e George Harrison, ad esempio. Ci saranno anche collegamenti dal Casinò di Sanremo. In questo caso, coloro che si occuperanno, ecco, dei collegamenti dal Casinò di Sanremo saranno Memo Remigi e la grande Lara St. Paul. Ci sarà anche Valerio Merola, lui invece curerà i collegamenti con manifestazioni collaterali esterne. Questo Festival di Sanremo vorrà copiare quello precedente anche per quanto riguarda il discorso del dopo festival. Era andato tanto bene con Pippo, ma questa volta non andrà benissimo, a dir la verità. Il Sanremo dopo, cioè la discussione sul Festival di Sanremo, che ci sarà dalla terza serata in poi, risulterà poi essere una guerra tra giornalisti e cantanti, cantanti che in questo dopo festival lasceranno la diretta a metà del programma perché non si trovano d'accordo con i giornalisti, che fanno domande non proprio fatte con garbo, ecco, e quindi alla fine molti artisti si offenderanno, verrà fuori un disastro. E infatti poi non verrà più realizzato il dopo festival, ci penserà di nuovo Pippo Baudo, ma questo accadrà negli anni 90. A questo Festival di Sanremo il premio della critica sarà dato a Fiorella Mannoia per la canzone Le notti di maggio. Se non hai l'amore per poterne parlare. La canzone più venduta di questo Sanremo sarà invece Andamento lento di Tullio De Piscopo. Ma il podio di questo Festival di Sanremo sarà il seguente. A vincere il Sanremo dell'88, Massimo Ranieri con un capolavoro che è Perdere l'amore. Perdere l'amore. Al secondo posto, chiaramente, Toto Cutugno con Emozioni. Emozioni? Al terzo posto Luca Barbarossa con L'amore rubato. La ragazza non immaginava. L'amore rubato di Luca Barbarossa poi sarà criticato tantissimo, proprio perché racconta una violenza sessuale. La racconta, a mio parere, neanche proprio bene, nel senso che usa dei termini molto forti, che non sono neanche tanto musicali, tipo muoviti, muoviti, fammi godere, una cosa. Io l'ho trovata talmente di cattivo gusto che anche io non ho preferito assolutamente questa canzone. Diverso è il discorso del primo posto, Perdere l'amore rimane un'opera d'arte della canzone italiana neomelodica. Era stata presentata al Sanremo dell'anno precedente, ma non era stata presa, cantata da Gianni Nazzaro. In questo caso, appunto, Massimo Ranieri la porta e vince giustamente il Sanremo dell'88, a mio parere, perché è veramente bellissima questa canzone, rimane bella per sempre. E cosa dire di Emozioni di Toto Cutugno? È una canzone di Toto Cutugno.
Arriverà quarta al Sanremo dell'88 Marcella, lo farà con Dopo la tempesta, una canzone un po' stereotipata, a dire la verità, dove lei non ha grande spazio vocale. Molto bella comunque la canzone, ha meritato il quarto posto secondo me. Ci sarà anche Fausto Leali, canterà Mi manchi, una canzone che farà grande successo. Fausto Leali ha ritrovato una seconda giovinezza in questi anni, dopo Io amo ha fatto svariati Sanremo con svariate canzoni. A questo Sanremo ci sarà anche Mino Reitano, arriverà con una canzone inno che si chiama Italia, che però a me non è piaciuta. A questo festival di Sanremo ci sarà anche Annox, la canzone è Quando nasce un amore. Allora, non è eccezionale questa canzone secondo me rispetto alle tante altre che aveva fatto fino ad oggi. Sarà eccezionale, molto bello l'intero album, quello veramente sì. Ci sono dentro delle canzoni che io quando l'ho sentito ho detto ma queste canzoni sembra che fossero scritte per Mina, ecco, secondo me non aggiunge niente questa canzone di più a quello che lei ha già fatto in questi anni. Toto Cutugno scriverà una canzone per Fiordaliso, la canzone è Per noi. Io avevo già detto, Fiordaliso non è molto adatta alle canzoni di Toto Cutugno, e infatti anche in questo caso devo aggiungere che non è proprio la sua canzone migliore, proprio perché pur essendo una grande interprete, i testi e anche il tempo, la musica di Cutugno non è proprio nelle sue corde. Come non sarà assolutamente fantastica la canzone dei ricchi e poveri, Nascerà Gesù. Io penso che sia una delle canzoni più brutte che hanno presentato i ricchi e poveri a un Sanremo, cioè già la frase Nascerà Gesù o su per giù è proprio no, non ci siamo. Ci sarà anche Raff, Inevitabile follia. Pensate, per assurdo, questa mattina per caso ho risentito questa canzone. Dopo tanto che non la sentivo, ancora ignaro del fatto che dovessi registrare questo vlog dedicato a questo anno. Inevitabile follia è una bella canzone, il testo è veramente eccezionale, racconta la storia di un amore dal momento in cui nasce, perciò fuoco e fiamme, fino all'esaurimento totale e all'addio. È una canzone che ha un testo molto bello, Raff la canta molto bene, è veramente una bella canzone, ecco. Come bella sarà la canzone di Francesco Nuti, Sarà per te. Questa canzone sottovalutata tantissimo, come sottovalutato lui, assolutamente devo dirlo, meritava qualcosa in più, un premio, una postazione più alta, meritava qualsiasi altra cosa che non è mai arrivata. Sarà per te. Arriverà anche Franco Califano, la canzone Io per le strade di quartiere. Anche in questo caso, se non sbaglio, è scritta da Toto Cutugno, sì, insieme a lui stesso, Franco Califano. I figli di Bubba nella valle dei Timbales, no, via. Non ci si fa. Cominciava ad arrivare la musica un po' demenziale, che poi negli anni 90 sarà tantissima, troppa. Questa canzone è davvero la più brutta di questo festival di Sanremo. Michele Zarrillo viene al Sanremo dell'88 con una canzone un po' sottotono, che però è bella, però non farà successo, come tutte le altre canzoni di Michele Zarrillo, stranamente. La canzone si chiama Come un giorno di sole, anche questa un po' come Strade di Roma, è stata un po' dimenticata fra le canzoni che ha presentato ai Sanremo Michele Zarrillo, pur essendo tutte e due molto belle. E non si è capito perché non sia piaciuta, perché era bella. La Bertè arriva al Festival di Sanremo dell'88 con una canzone che si chiama Io. Parla di se stessa ormai da anni e lo fa ancora oggi. La canzone in questione non è eccezionale, questa volta proprio non posso promuovere Loredana Bertè. Ci sarà anche Peppino Di Capri, canterà Non chiagnere. I Mattia Bazar, che presentano una canzone a questo Sanremo dell'88, hanno ancora la voce di Antonella Ruggero. Io credo per poco, ancora. Credo che da lì a poco, insomma, ci sarà uno dei primi cambiamenti relativamente ai Mattia Bazar, vocalmente parlando. La Antonella Ruggero, come sempre, molto brava. La canzone
un po' diversa dalle solite canzoni di Mattia Bazar di questo periodo. È una canzone, se poi si pensa all'album Aristocratica, non si può confrontare questa canzone, cioè la prima Stella della Sera con Aristocratica, perché verrebbe fuori un disastro. Nel senso, siamo alla fine, diciamo, della vena compositiva di questa fase di Mattia Bazar. Drupi canterà Era bella davvero, e anch'io penso che è vero, era bella davvero. Ci sarà anche Ron a questo festival di Sanremo, canterà Il mondo avrà una grande anima. La canzone ingiustamente arriverà al 21° posto perché se avete il tempo di poterla riascoltare, nonostante che Ron non sia il mio cantautore preferito, ma questa canzone assolutamente non è stata capita. La mia canzone preferita di questo Festival di Sanremo dell'88 sarà quella cantata dalla Flavia Fortunato. Si chiama Una bella canzone. Allora, lei fa un salto veramente enorme, perché l'anno precedente, come ricorderete, cantava Canto per te, l'anno prima ancora cantava Verso il 2000. Quindi pensate che cambiamento ha fatto per arrivare a una bella canzone. Ha cambiato casa discografica, ha cambiato autori, ha cambiato look, ha lasciato i riccioli a casa e si è tagliata i capelli. Ecco, il look non era proprio indovinatissimo, faceva un po' troppo il verso a una specie di Anna Oxa, purtroppo, ma vocalmente e come canzone era davvero bella e ingiustamente è rimasta nelle retrovie. Mi è dispiaciuto perché secondo me era un salto di qualità che lei voleva fare da diverso tempo e l'aveva fatto bene, ma non è stata premiata per questo. Se il futuro è una radio, bella canzone. Ci saranno anche i New Trolls, canteranno Cielo Chiaro, semmai ricordo molto bene i De Novo, con Ma che idea. E anche in questo caso possiamo dire che nel Sanremo dell'88, pensate, un Sanremo dell'88 dove vince Massimo Ranieri con Perdere l'amore, com'è possibile che fosse capita la canzone di De Novo? Assolutamente no. Nino Bonocore canterà Le tue chiavi non ho. Anche questa è una canzone bella, raffinata, scritta bene. Nino Bonocore, ci manchi, ci sei mancato tantissimo. Non si è capito perché, hai fatto tanti successi e poi a un certo punto, puff. Ed infine arriverà 26esimo, perciò ultimo, Alan Sorrenti, che torna a Sanremo dopo tanto tempo e lo fa con una canzone veramente scadente. Mi dispiace perché io amo molto Alan Sorrenti, ma in questo caso ha fatto una canzone, come per miracolo, vi prego, non ascoltatela perché non si può sentire. Il podio di questo Festival di Sanremo era così composto, ve lo ricordo: Perdere l'amore, Massimo Ranieri vince questo Festival di Sanremo. Al secondo posto Toto Cutugno con Emozioni, al terzo posto Luca Barbarossa con L'amore rubato. Questo podio lo rifaccio, va bene? Perfetto, vai! Al primo posto lascio Massimo Ranieri con Perdere l'amore. Al secondo posto invece, scusatemi, ma doveva esserci Le notti di maggio di Fiorella Mannoia. Al terzo posto metterei Sarà per te di Francesco Nuti. Le nuove proposte del Festival Sanremo dell'88 sono veramente a tratti assurde. Io ve lo dico perché era un Sanremo, boh, parliamone. Il podio delle nuove proposte sarà il seguente. Al primo posto i Future che canteranno Canta con noi. Cosa erano i miei sogni? Al secondo posto ci sarà Stefano Palatresi con Una carezza d'aiuto. Al terzo posto Irijao con Per noi giovani. Allora, i Future anche no, perché sono sempre stati antidiluviani, anche se erano giovani. Io non ho capito, continuo a non capire ancora oggi, com'è possibile che dei ragazzi così giovani cantassero delle cose così vecchie. No, i Future proprio non li ho mai capiti, davvero, eh. Mi sono anche sforzato, non li ho mai capiti. Al secondo posto Stefano Paratresi. Anche no, neanche lui, perché non era adatto a un Sanremo, non era adatto a una gara,
e per noi ragazzi dell'epoca Stefano Palatresi, pur essendo giovane, non era giovane abbastanza, nel senso che faceva una musica antidiluviana. Al terzo posto Li Jao con Per noi giovani, una canzone che ricordava come aria e come arrangiamento sempre Eros Ramazzotti, perché la DDD faceva i dischi tutti arrangiati alla stessa maniera, ve l'ho già detto. Per noi giovani era un inno tipo Nuovi Eroi, noiosissimo, no, niente, non ci siamo, il podio lo rifaremo tutto quanto, eh. A questo Sanremo ci sarà anche Niki, canterà Ogni tanto si sogna, ma era meglio Straniero, Vengo da lontano. Ecco, era meglio quella canzone lì. I semifinalisti del Festival di Sanremo Giovani dell'88 saranno Giorgia Fiorio, canterà Io con te. Una bella canzone dove lei è molto rock, perché tira fuori quest'anima rock, aveva avuto grandi esperienze all'estero, quindi aveva cambiato modo di fare musica. Era una bella Giorgia Fiorio, ecco, mi era piaciuta moltissimo. Ricordiamo molto poco di Tania Tedesco, la canzone La notte delle favole è una canzoncina, sembra quasi una ninna nanna, ma non è niente eccezionale, eh. Ci sarà Paola Turci, eccola, sarò bellissima. Allora, io amo tanto Paola Turci, questa però è una delle canzoni peggiori che ha presentato al Festival di Sanremo, a mio parere. Questa non era proprio eccezionale e quindi meritava solo la semifinale, secondo me. Era molto carina invece la canzone di Stefania La Fauci, in questo caso a scriverla sarà Marco Armani con il fratello, perciò tutta la famiglia armenese che scrive la canzone Se fosse vero, ed era una bella canzone, un bel esordio per una sfortunatissima Stefania La Fauci. Non arriveranno in finale artisti di livello talvolta superiore di coloro che invece sono sul podio. Ci sarà Stefano Ruffini, canzone bellissima, bellissima questa, si chiama Canto Bolero, dove lui poi tiene una nota lunghissima per tanto tempo, una bella canzone scritta per lui da Grazia Di Michele, meritava sicuramente molto di più. Sarà anche l'ultima bugia, Fabio De Rossi, canzone standard per andare a Sanremo. Ci saranno anche gli Eyes con Mama, arrangiamento bellissimo per questa canzone, questo gruppo, se non sbaglio doveva essere sardo, credo, se non ricordo male, veramente eccezionale, ma nel Sanremo dell'88 sarebbero dovuti venire con questa canzone qualche anno dopo al Sanremo, ma tanti anni dopo, a Sanremo, erano troppo avanti, via. Ci sarà anche Non è segreto, Andrea Mirò, canzone splendida, scritta da Mango. Per Andrea Mirò lei è eccezionale in questa canzone e io continuo ancora a dire che secondo me è la più bella canzone di Andrea Mirò. Non è segreto, un sole acceso. Ci sarà anche Bungaro, la canzone è Sarà forte, Bungaro è bravissimo, però questa canzone non era all'altezza di lui. Ci sarà anche Mietta, arriva Mietta e boccerà clamorosamente con Sogno, la canzone è di Mattone, era quella che faceva na 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 na, ma non era eccezionale. Arriverà anche Mariella Nava, anche lei sarà eliminata con uno spiraglio al cuore e non meritava assolutamente, perché secondo me dopo tutto quello che ha scritto, anche dopo, perché poi di Sanremo ne farà tantissimi con svariate canzoni, questa è una delle più belle canzoni che abbia scritto Mariella Nava. Ed infine ci sarà, pensate, Biagio Antonacci, debutta a Sanremo Nuove Proposte, la canzone si chiama Voglio Vivere in un Attimo e sarà eliminato, arriverà addirittura ultimo fra gli eliminati, ma com'è possibile Biagio Antonacci? Il podio di questo Sanremo Giovani sarà così composto: al primo posto arrivano i Future con Canta con noi, al secondo posto Stefano Palatresi con Una carezza d'aiuto, al terzo posto Li Jao con Per noi giovani. Si potrebbe capovolgere, perché se si capovolge torna, il podio torna se si capovolge. Il mio podio chiaramente è tutto diverso.
Il mio podio del Sanremo Giovani dell'88 sarebbe così composto. Al primo posto Non è segreto di Andrea Mirò. Al secondo posto Uno spiraglio al cuore di Mariella Nava. E al terzo posto Canto Bolero di Stefano Ruffini. Era questo il podio dell'88. Era questo. Inutile dirvi quali sono le canzoni che preferisco, le canzoni più belle, le canzoni più brutte, perché ve l'ho già detto strada facendo, quando appunto vi raccontavo le canzoni, perciò è inutile assolutamente. Menzione speciale però, assolutamente sì, agli Ice con Mama per il miglior arrangiamento di questo Festival di Sanremo. Un Festival di Sanremo a cui potrei dare un voto discreto che ha tipo 7. Più. Il più è eccezionale o no? Sembro la mia professoressa d'italiano. Un Sanremo che mi era piaciuto veramente tanto, è un Sanremo a cui mancava davvero l'orchestra, io continuo veramente a dirlo, perché le canzoni che partecipano a questo Sanremo sentono proprio la mancanza dell'orchestra, canzoni tipo Notti di Maggio, Perdere l'amore, anche Volendo l'amore rubato, erano canzoni da orchestra, ma l'orchestra non c'era purtroppo, e c'erano queste basi stereotipate, in alcuni casi queste basi erano anche fatte in maniera... come posso dire, un po' a risparmio secondo me. Vi porto un esempio, Dopo la tempesta di Marcella. Ringrazio ancora Francesca e Angelo per avermi richiesto questo Festival di Sanremo. Iscriviti al canale, attiva la campanella, eccola. Grazie anche oggi per la visione di questo vlog dedicato ai Sanremo preferiti, ne ho tantissime ancora da fare, ci andremo avanti fino a agosto. Ciao Dani, alla prossima volta.